Questa video lezione vediamo il campo generato, campo elettrico ovviamente, generato da una distribuzione lineare di carico. Chiaramente nel vedere che cosa, diciamo, qual è la situazione, ho ripreso questa immagine, vedete, dove immaginiamo un filo conduttore, solitamente si immagina infinito, carico, notate qui è stato preso carico positivamente, ma va da sé che poteva essere la stessa cosa con delle cariche negative, anche se il campo, mentre vedete qui fa vedere che il campo è uscente, come abbiamo già imparato a vedere, invece nel caso in cui le cariche fossero state negative, avremmo dovuto mettere delle frecce al contrario, quindi il campo sarebbe stato di tipo entrante. Va bene, però non è questa la situazione che immaginiamo. Prendiamo una superficie gaussiana intorno. Gaussiana è una qualunque superficie tridimensionale che è attraversata da un vettore di campo, qualunque esso sia. Nel nostro caso dicevamo un campo elettrico. Beh, è evidente che intorno a un filo si creano delle sorte di linee di campo che per un determinato tratto sono ovviamente di forma cilindrica. Quindi prendiamo diciamo, questo cilindro immaginario ovviamente di altezza L, vedete è indicato qui, quindi questa altezza L, quindi da qui a qui, e ci poniamo ad una certa distanza perché vogliamo vedere appunto il campo generato, vedete il campo generato a una distanza R tutto intorno a questo filo, ecco perché viene questo cilindro immaginario. Beh, iniziamo a notare che sulle superfici laterali, quindi proprio i due dischi per capirci, in quella situazione il campo e la superficie sono tra di loro praticamente parallele. Se ricordiamo il flusso di un campo elettrico, ricordate che era dato dal prodotto scalare di E per S, va bene? Lungo queste due superfici laterali praticamente si viene a creare che cosa? Che l'angolo tra di loro è zero, quindi siccome questo era dato da E per S per il seno dell'angolo, diciamo, eventualmente compreso tra di loro, beh, verrebbe E per S seno di zero e quindi chiaramente lungo le superfici laterali, quindi sulle superfici laterali, il flusso è nullo, va bene? Quindi non contribuisce a creare flusso dovuto al fatto appunto che alfa è 0 gradi e sappiamo che il seno a 0 gradi è nullo. Quindi l'unica superficie che contribuisce in qualche maniera a creare flusso nel campo è ovviamente quella laterale, che andiamo subito a vedere quanto vale, no? Anzi, scusate, andiamo prima a dire più in generale, quindi il flusso del campo lungo quella superficie è data da che cosa? Beh, qui dovremmo dire E per S sempre, dove però adesso c'è la perpendicolarità, quindi sappiamo che il seno a 90 gradi vale 1, quindi possiamo direttamente scrivere E per S. Ma ricordando il teorema di Gauss, noi sappiamo che il flusso del campo elettrico lungo una superficie chiusa è data da che cosa? Dalla carica che chiamiamo Q piccolo fratto, a volte viene indicato con Q grande ma è lo stesso, fratto epsilon con Z. Quindi unendo le due relazioni, diciamo la 1 e la 2, che cosa otteniamo? Che E per S uguale Q fratto epsilon con Z. Una cosa che ho dimenticato di dire prima è che immaginiamo che lungo, diciamo, la distribuzione di cariche lungo il filo sia costante, quindi questo filo ha una certa densità di carica che chiamiamo lambda, che sarà dato da che cosa? Quindi dalla, diciamo, la carica fratto la sua lunghezza, che in questo caso appunto è. Va bene, vi ricordate, vedemmo già una distribuzione superficiale di carica, che era la carica sulla superficie, o se vogliamo, quella che viene indicata con una distribuzione volumica che invece sarebbe stato Q fratto il volume. Quindi a noi interessa in questo momento questo lambda.
torniamo quindi alla relazione che diciamo prima, quindi è uguale S per V fratto S. Da qui otteniamo quindi il campo, il modulo del cambio ovviamente è data da Q fratto Y con 0 per S. Quindi. Ma vediamo quanto vale la superficie di un cilindro. Allora, cerchiamo di ricordarcelo. Quindi se abbiamo un cilindro, va bene, di raggio R, come in questo caso è lunghezza L, beh, da che cosa sarà data la superficie laterale, quindi, che in questo caso abbiamo indicato per il perimetro della circonferenza, quindi 2π greco R per L, va bene? Quindi questa è la superficie di un cilindro. Andiamo a sostituire nella nostra relazione, quindi che avremo, vado sotto perché non c'è più spazio, quindi è uguale Q fratto Epsilon con 0 per, abbiamo detto 2 pi greco R per quella L. Ma adesso, ricordando la relazione che abbiamo appunto richiamato prima, cioè questa qui legata alla densità lineare di carica, quindi abbiamo che Q fratto L è proprio lambda. Quindi questo pezzo, diciamo, di relazione Q fratto L è la nostra distribuzione lineare di carica. Quindi andando a sostituire, quindi abbinando a quella relazione, otteniamo, vabbè, riscriviamo la curva, scusate, punto e virgola, quindi otteniamo che è intanto da lambda tratto 2 pi greco per R per epsilon con 0, dove R, ricordiamo appunto, che è la distanza, diciamo, dal filo. Quindi questo qui è il modulo dell'intensità, diciamo, del nostro campo elettrico. La rappresentazione, vedete, era quella lì, quindi è lungo ogni, diciamo, disco, se vogliamo, di questo cilindro, quindi intorno al nostro filo conduttore carico, in questo caso positivo, quindi R era la distanza. Quindi il campo è dato dalla distribuzione lineare di cariche fratto 2π greco R per epsilon 0, che è la costante dielettrica nel vuoto.